Allora, meno male che questa videocamera, dopo un po' che non registra, si spegne, perché altrimenti non mi sarei accorta che praticamente stavo parlando, ma non stavo registrando. Bentornati sul canale e ciao a tutti, sono Ilenia e benvenuti in questo nuovo video. Una intro un po' diversa dal solito. E comunque era una settimana che non caricavo video sul canale ed era un po' di tempo invece che vedevo questa tipologia di video, che è una tipologia che ultimamente mi piace guardare un sacco. Soprattutto perché io, come sapete, amo la musica, amo follemente la musica e ogni tanto mi piace ascoltare sia canzoni nuove che riascoltare canzoni che magari non ascoltavo da una vita praticamente, e spesso mi capita di non trovare i titoli, di non sapere dove scaricarla, di non conoscere esattamente il titolo della canzone per poterla trovare su YouTube, e quindi ho deciso di fare questo video in cui vi faccio ascoltare delle canzoni che io amo, cioè che secondo me sono le canzoni top, sicuramente, anzi lo so già, che ci sono tante canzoni che non ho inserito nel video, però ovviamente sono quelle che mi erano venute in mente, che mi sono venute in mente in questo momento, sicuramente ce ne sono tantissime altre, ecco. Ad ogni canzone vi lascerò poi sotto il titolo, così che potete scaricarla direttamente, non so, da Spotify o andare su YouTube a cercarla. Ho cercato però di ritrovare delle canzoni che ascoltavo anche anni fa e che ogni tanto mi piace riascoltare perché effettivamente sono canzoni belle da sentire adesso come lo erano prima. E niente, fatemi sapere se anche voi, qual è la vostra canzone preferita, se anche voi ascoltate questo genere di musica. Io ascolto musica commerciale, ascolto musica italiana, ascolto musica straniera, ascolto diciamo musica che va di moda nel momento, anche se poi in realtà ho la mia scia di due o tre cantanti preferiti italiani, in realtà però sì, ascolto musica commerciale. Sono una sfigata. Vado in ordine non di importanza, ma semplicemente di quelle che sto ascoltando ultimamente. La prima è questa qua di Justin Bieber. Questa, dovete sapere che io un sacco di queste canzoni mi piace ascoltarle, oltre che perché, vabbè, purtroppo lo sapete, ve l'ho detto neanche un po' di video fa, io sono un amante di Justin Bieber e mi sono pentita altamente di non aver comprato il biglietto, ragazzi. Sì, sono una bimba minchia, no? In realtà, dai, ragazzi, cioè non potete dire che le canzoni di Justin Bieber non sono belle, cioè sono passabili, cioè nel senso, le ultime che sta buttando fuori sono tutte orecchiabili, sono tutte belle e stanno tutte facendo successo. E secondo me sono bellissime tutte le ultime canzoni che sta facendo, da Sorry in poi, sono tutte fantastiche. Chissà che magari all'ultimo qualcuno decida di non andare al concerto di Justin Bieber e magari riesca a prendere i biglietti. E poi questa è più vecchia, ve la mando un po' avanti. Si chiama For the First Time, chiaramente. E io la adoro questa canzone, anche se è vecchia, non so dirvi l'anno, ma è sicuramente vecchissima. Altra canzone vecchissima, già vecchissima, nel senso che ha comunque tanti anni, ma che secondo me ha fatto la storia della musica, è questa. The Reason. Poi, una canzone che mi viene da ridere perché ultimamente c'è il boom dei Coldplay e dei biglietti per il loro concerto. Io lo ammetto, non sono un amante della loro musica, cioè non mi piacciono tantissimo le loro canzoni, anche se ammetto che ci sono quelle canzoni top che hanno fatto e che hanno fatto un successo assurdo, come secondo me questa. Okay.
cioè secondo me questa qua è bellissima e ovviamente non andrei mai al loro concerto, chiaramente, però ammetto che comunque ci sono delle canzoni che mi piacciono tantissimo. Poi un altro artista che ho rivalutato perché inizialmente non mi piaceva tanto, adesso invece a furia di sentirlo ho scoperto che un sacco di canzoni che mi piacevano, cioè le canta lui, quindi ho detto Ile sei proprio stupida, che è Ed Sheeran, non so neanche se si pronuncia così, tipo Photography mi sembra che si chiama, secondo me è bellissima. È bellissima questa canzone, oltretutto il video è qualcosa di fantastico. E questa canzone si è presentata nella mia vita, cioè si è ripresentata nella mia vita in un giorno e non a caso. Ho condiviso questa canzone, e questa cosa ci tengo a dirla, lo stesso giorno che è venuta a mancare una persona della mia famiglia importantissima. E poche ore prima di aver saputo questa cosa io ho condiviso questa canzone su Facebook e mi vengono i brividi tuttora perché, non lo so, rappresenta... Se avete visto il video, è lui da piccolo che praticamente cresce attraverso dei filmini, attraverso delle foto, vi fa vedere tutta la sua vita da quando era piccolo adesso che è diventato un cantante. E si vedono tutti i momenti in cui lui trascorre del tempo con la sua famiglia, con i suoi nonni, con tutti, e c'è una scena in particolare dove si vede la mano del bambino con la mamma della nonna che si abbracciano così, e c'ho la pelle adesso, cioè è bellissima quella canzone. Questa non potevo non metterla, perché cioè, veramente... Poi l'altra, questa ovviamente è la simile di Laura Pausini, ma ve li scrivo tutti qui sotto i titoli. Poi un'altra bella è questa. Andiamo avanti. Un'altra bella, che questa è molto Zara direi, ma questa qui la mettono sempre da Zara e quindi cioè ogni volta, no ultimamente non la stanno mettendo, però tipo c'è stato un periodo quest'estate che la mettevano sempre, che è Vision, che è questa, non so se la conoscete. Poi vabbè, questa di Justin Bieber, Let Me Love You, che la conoscerete tutti, però... Questo video verrà lunghissimo. Poi un'altra canzone che mi piace tanto è quella di Alessandra Amoroso, Vivere a colori. Poi un'altra bella, secondo me, è questa, che è Stay With Me. Questa è una cover, però io la amo. Ma...
Come tutte le cose dipende dal mood del giorno, no? A seconda del mood poi ascolto generi musicali. Questa è bellissima, sempre di Ed Sheeran. Stupenda sta canzone. Stupenda. Poi, anche questa mi piace tantissimo, la canzone di Giorgia, Io fra tanti. Che sono uno fra tanti. A me gasano le canzoni italiane. Camera quando ridi, nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai. È solo uno fra tanti. Poi un'altra bella, vabbè. Cioè, stop. Non c'è bisogno di continuare. Tutti insieme. All the times that you ain't on my parade. And all the clothes you can in using my name. Un'altra canzone che rimarrà, perché secondo me è, non mi ricordo quando è uscita, ma tuttora l'ascolto sempre, è questa. Poi. Ah, anche questa è carina, di Lorenzo Fragola. The Reason Why. Poi, stanno quasi finendo. In realtà ne ho tante, ma non ve le sto facendo sentire tutte. Tutte quelle di Laura Pausini. Ah, vabbè, questa, che però anche questa stufa dopo un po', mi ha già stufato, che è quella di Taylor Swift. Fatemi sapere quali sono le vostre hit del momento e se, cosa usate per ascoltare la musica e se avete l'abbonamento per Spotify, perché in realtà non so se farlo, cioè non so se sia, non so in realtà come funzioni, a dirvi la verità, perché io uso sempre il lettore musicale, ragazzi, io ormai ho 25 anni, sono vecchia, non sono così dentro a queste cose, cioè già per me usare YouTube, no scherzo, comunque non lo so veramente usare perché non l'ho mai scaricato, so che tutti ce l'hanno, ma in realtà io mi trovo bene a scaricare la musica e poi a metterla sul telefono, quindi ovviamente non pago, quindi va bene. E niente, io magari già che ci sono registro un altro video, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!